Nella propaggine più a sud della Val del Chiese è stata creata la riserva naturale provinciale di Baitoni sulla sponda trentina del lago d'Idro. Per avere una visione aerea della riserva ci siamo portati in alto sul crinale della montagna che volge ad ovest della valle. Considerato che sull'area della riserva e zona limitrofa a questa vige il divieto di sorvolo con UAS, ovvero droni. Iniziamo la nostra visita dove si trova quella che possiamo considerare la porta d'accesso all'area rinaturalizzata, prima biotopo del lago d'Idro, ora riserva naturale provinciale. Impegniamo la passerella che si inoltra nell'area umida, ben visibile è il divieto di usare le biciclette all'interno della riserva. Queste devono essere condotte a mano. Qui si trova anche un pannello informativo che illustra i comportamenti che non sono compatibili con la riserva, quindi da evitare. Circolare con veicoli di qualsiasi genere, abbandonare i sentieri, danneggiare o asportare piante o erbe, abbattere o disturbare qualsiasi animale, evitare luci o rumori molesti, campeggiare o accendere fuochi, abbandonare i rifiuti e lasciar vagare animali domestici. È vietato anche all'interno della riserva usare natanti o fare il bagno. Le riserve naturali provinciali, le oasi del Trentino, sono le ultime nate nel sistema delle aree protette provinciale. Sono zone particolari di territorio che tutelano ambienti particolari di straordinaria ricchezza biologica. Soprattutto zone umide, quali stagni, paludi e torbiere. Divenuti al giorno d'oggi assai rari a causa delle forti alterazioni del territorio dovute all'azione dell'uomo. La conservazione di questi ambienti assume grande importanza. Al fine del mantenimento della variabilità genetica del patrimonio naturale. Pertanto queste aree meritano il massimo rispetto e tutela, ma purtroppo non è sempre così. Un pessimo esempio di come vengono trattate le strutture che permettono l'osservazione della fauna. In un contesto di area rinaturalizzata sono dei veri atti vandalici. Le rive dei laghi e degli stagni sono tra gli ambienti più umidi e preziosi. Siti di riproduzione dei pesci, anfibi e uccelli. Luogo di sosta e rifugio per l'avifauna migratrice, habitat per molti animali invertebrati. La loro vegetazione agisce come un vero e proprio depuratore delle acque, assorbendo le sostanze nutrienti, trattenendo i sedimenti e arricchendo l'acqua di ossigeno. Nonostante tutto questo, le rive dei laghi e degli stagni sono gli ecosistemi maggiormente colpiti dalla fame di terreno. Realizzazione di strade e di edifici, realizzazione di sentieri perilaquali. Questa riserva è zona speciale di conservazione dell'Unione Europea, oltre che riserva naturale della provincia autonoma di Trento. Siamo sulla sponda trentina del lago d'Idro, ma non vi inganni la parola lago, difatti non è lo specchio d'acqua ad essere protetto, ma solo questo piccolo lembo delle sue sponde. Questo è poco o niente rispetto alla vastità del lago e allo sviluppo delle sue rive. Questa piccola area è tutto quello che ci resta delle vegetazioni e degli habitat naturali che sino a un paio di secoli fa si sviluppavano integri attorno al lago. Questo punto di osservazione porta i segni di atti vandalici, si sono asportati gli sportelli dei punti di osservazione.
e tagliati gli stelli posti in verticale. Questa è opera di pseudo-fotografi naturalisti. Quest'area rinaturalizzata è lo scrigno in cui si conserva la testimonianza vivente della struttura ecologica naturale del lago d'Idro, che al di fuori di qui è stata quasi totalmente distrutta. Ma è anche il seme per ricostruirla se si capisce in tempo la gravità degli errori commessi. Nel luogo in cui ci troviamo negli anni 2003-2004 è stato ricavato un calmo e riparato golfo. Ora siamo in estate, ma qua in primavera nidificano decine di coppie di svassi, assieme a folaghe e germani reali. Facile osservare i genitori e i piccoli nelle loro attività quotidiane. Avevamo già fatto le considerazioni in merito all'utilizzo dei natanti e alla balneazione all'interno della riserva. Queste immagini si commentano da sole in merito alla consapevolezza di trovarsi all'interno di un'area che meriti il massimo rispetto.